Quello dell'efficientamento energetico del patrimonio pubblico in Sicilia è un tema di scottante attualità e di estrema importanza, non solo perché spiana la strada ai finanziamenti europei a favore dei nostri territori, ma anche e soprattutto perché riduce i consumi e i costi dell'energia, contribuendo così a tutelare ambiente e salute. Lo ha dichiarato il sindaco di Acate, Franco Raffo, a margine dell'incontro palermitano dove si è discussa appunto del tema. Per il sindaco acatese, una delle maggiori opportunità per vincere questa sfida è il consolidamento del patto di stabilità, il famoso PAIS, che insieme ad altri comuni abbiamo già regolarmente approvato e di cui abbiamo già ricevuto il decreto di approvazione da Bruxelles. Di grande utilità sta anche quanto illustrato dai relatori circa i bandi europei. Si tratta, spiegato Raffo, di interventi a 360 gradi che vanno dall'economia all'ambiente alla salute, col cerchio che si chiude su queste tre linee, ossia la ricaduta economica sui comuni e sul territorio, la salvaguardia e la difesa dell'ambiente e la tutela della salute. Raffo si è inoltre dispiaciuto nel constatare la totale assenza di tantissimi amministratori all'incontro. È assurdo, ha chiosato il sindaco di Acate, perché non si capisce ancora che i fondi europei sono l'ultima opportunità che ci rimane.